Era per natura un uomo molto taciturno. Passava l'intera giornata bighellonando per l'insenatura o arrampicandosi fin sulle scogliere con un cannocchiale d'ottone. La sera se ne stava seduto in un angolo della sala accanto al fuoco a bere rum con pochissima acqua. Di norma, quando gli si rivolgeva la parola, non rispondeva, ma alzava di colpo gli occhi con aria minacciosa e soffiava forte col naso come una sirena da nebbia, sicché sia noi che quelli che frequentavano il nostro locale imparammo a lasciarlo in pace. Ogni sera, di ritorno dalla sua passeggiata, chiedeva se fosse passata da quelle parti della gente di mare. Dapprima pensammo che facesse quella domanda perché sentiva la mancanza della compagnia dei suoi simili, ma in seguito capimmo che il suo intento era quello di evitarli. Quando un uomo di mare si fermava all'ammiraglio Bembow, come poteva succedere se qualcuno prendeva la strada costiera per Bristol, lui, prima di entrare nella sala, lo scrutava ben bene da dietro la tenda della porta e rimaneva muto come un pesce finché non se ne erano andati. Almeno per me il motivo di questo suo comportamento non era un mistero, visto che anch'io, a mio modo, condividevo le sue preoccupazioni. Un giorno mi aveva preso da parte e mi aveva promesso una moneta d'argento da 4 penny al primo di ogni mese solo per stare bene attento a un uomo di mare con una gamba sola e farglielo sapere non appena l'avessi visto. Spesso, quando arrivava il primo del mese e io andavo a chiedergli la mia paga, si limitava a soffiare col naso e fissarmi fino a farmi abbassare gli occhi. Poi però ci ripensava e prima che passasse una settimana mi portava il pezzo da 4 penny rinnovando l'ordine di fare attenzione all'uomo di mare con una gamba sola. Inutile dirvi quanta agitazione questo personaggio introducesse nei miei sogni. Nelle notti di burrasca, quando il vento faceva tremare la casa fino alle fondamenta e le onde mucchiavano nell'insenatura superando col loro impeto anche le scogliere, l'uomo senza gamba mi appariva in mille forme, con mille diaboliche espressioni dipinte sul volto. Ora la gamba era tagliata all'altezza del ginocchio, ora all'anca. Ora l'individuo si presentava come una sorta di creatura mostruosa nata con una gamba sola al centro del corpo. Vederlo saltare e correre, inseguendomi per siepi e fossi, era il peggiore degli incubi. Tutto sommato, con queste abominevoli fantasie, si può dire che il mio pezzo mensile da 4 penny me lo guadagnavo. Per quanto terrorizzato all'idea dell'uomo con una gamba sola, tra tutti quelli che conoscevano il capitano, io ero quello che aveva meno paura di lui. C'erano sere in cui beveva molto più rum allungato con acqua di quanto potesse reggere e attaccava allora a cantare le sue vecchie canzoni marinaresche, bieche e dissolute, senza curarsi di nessuno. Altre volte, invece, pagava da bere a tutti e costringeva la compagnia tremebonda ad ascoltare le sue storie o a fare da coro alle sue canzoni. Ho spesso udito la casa rintronare per lo "Yo! È una fiasca di rum!" con gli altri avventori che, spaventati a morte, si univano anch'essi facendo a gara a chi cantava più forte per paura di contrariarlo. Quando lo prendeva questo stato d'animo, infatti, era il compagno di baldoria più prepotente che si fosse mai visto. Batteva il pugno sul tavolo per avere silenzio, montava su tutte le furie se qualcuno gli rivolgeva una domanda, oppure se non gliene era stata fatta nessuna, segno evidente, secondo lui, che la compagnia non stava seguendo la sua storia. Nessuno inoltre poteva permettersi di lasciare la locanda fino a quando lui, ubriaco fino a non reggersi più in piedi, si trascinava verso la sua stanza. Benvenuti ad un nuovo episodio. Il brano in apertura è tratto dal primo capitolo dell'Isola del Tesoro di Robert Louis Stevenson e il brano in questione introduce tre personaggi. La voce narrante, che è il giovane Jim Hawkins, che è il protagonista del romanzo, di cui avremo modo di parlare meglio tra poco, e poi due uomini, uno presente sul posto e l'altro soltanto evocato dal capitano. Il capitano è un burbero uomo di mare che si chiama Billy Bones e che poi si rivelerà essere un pirata. L'uomo con una gamba sola, che Billy Bones tanto teme, è John Silver, ma questo lo scopriremo molto più avanti, come pure il motivo per cui Bones tanto teme Silver. Scopriamo che Billy Bones si è andato a rifugiare in questa piccola locanda costiera dell'Inghilterra con una cassa appresso. Gli uomini
che lui vuole evitare a tutti i costi sono altri lupi di mare, pirati per la precisione, compagni di scorribande di Billy Bones e di John Silver, i quali sono abbastanza risentiti per il fatto che Billy Bones, come scopriremo, ha sottratto loro qualcosa di molto importante. Cos'è questa cosa? Lo scopriremo dopo un po'. Anzitutto, Billy Bones riceve la temuta visita dei suoi vecchi compagni, che gli consegnano una macchia nera, un foglio di forma circolare che ha una macchia da un lato e dall'altro lato una scritta. Una sorta di ultimatum, quasi di condanna nei confronti di Billy Bones, che tuttavia non darà ai suoi vecchi compagni quello che vogliono, si limiterà a morire nell'alcol e nella dissolutezza. Letteralmente a furia di bere a un certo punto gli viene un colpo. Sicché il giovane Jim Hawkins, che lavora anche lui nella locanda, questo ammiraglio bembo, insieme alla madre e il padre, che sono i proprietari, apre la cassa di proprietà di Billy Bones e vi trova dentro qualcosa. Qualcosa che lui arraffa perché apre questa cassa nel momento in cui i vecchi compagni di Bones di nuovo ritornano alla locanda armati di pessime intenzioni, visto che Billy non ha fatto quello che loro volevano, non gli ha dato un certo oggetto. Fatto sta che Jim Hawkins e la madre scappano quando vedono arrivare i pirati, il padre c'è da dire che era morto nel frattempo. Jim Hawkins ha con sé un involto in cui c'è qualcosa di molto importante, che è esattamente ciò che volevano i pirati, che si ritrovano con un pugno di mosche, perché tutto il resto del contenuto della cassa di Billy Bones ha ben poco valore, tutto sommato. Jim Hawkins e sua madre riescono a sfuggire ai pirati, vanno a questo punto nel villaggio più vicino e in particolare cercano una loro conoscenza, che è il medico condotto della zona, il dottor Livesey. Si fanno portare poi da il nobile della zona, che è il cavalier Triloni, e Hawkins spiega quello che è successo. E lì, nella tenuta, nella casa di Triloni, Jim Hawkins e gli altri esaminano il contenuto dell'involto che Jim ha appresso. Con loro grande sorpresa scoprono che si tratta di una mappa piuttosto dettagliata di un'isola, Skeleton Island, in cui ci sono delle croci rosse e si parla di un tesoro, il tesoro del capitano Flint, uno dei più celebri pirati, talmente famoso e temuto che, si dice nel romanzo, faceva sfigurare addirittura il temuto Barba Nera, Edward Teach, pirata storico realmente esistito. A questo punto, se c'è una mappa del tesoro, si parte all'avventura, quindi il cavaliere Triloni organizza una spedizione, fa armare una nave e dà appuntamento a Jim Hawkins e a Livesey a Bristol, che è il porto che tendenzialmente veniva utilizzato di più per andare nelle Indie occidentali. Il periodo è circa metà del 1700. A Bristol, un posto per Jim piuttosto sorprendente, fanno la conoscenza con il resto della ciurma, altri uomini di mare, tra cui un cuoco con una gamba sola, che si regge su una gruccia e ha con sé un buffo pappagallo che ogni tanto parla. Questo cuoco è il gestore di un pub al Cannocchiale, però si offre di far parte dell'equipaggio perché è grande il suo desiderio di rimettersi per mare, quanto sembra lui era un uomo di mare. Il gruppo parte, tutto sembra andare liscio, arriva il primo colpo di scena. Una nutrita parte dell'equipaggio, poi reclutato per questa missione di recupero, non è proprio chi dice di essere. Jim Hawkins infatti scopre che questi uomini sono parte del vecchio equipaggio di Flint, che nel frattempo è morto.
Jim Hawkins, origliando una conversazione di questi uomini, scopre che anzitutto Silver era un membro importante dell'equipaggio di Flint, il quartiermastro, e che sta organizzando con i suoi compagni un qualcosa e soprattutto vuole rimettere le mani sul tesoro che giustamente gli spetta, perché quello era il tesoro che derivava dalle scorribande fatte insieme al loro vecchio capitano, a Flint. Ovviamente a loro serve la mappa. Non vi dico altro, l'avventura poi prosegue a Skeleton Island, dove succederanno varie cose molto interessanti e chiaramente il tesoro sarà conteso tra i pirati e invece Livesey, Trelawney e il capitano Smollett della nave Hispaniola e quei pochi elementi della ciurma non pirati. Jim Hawkins, nonostante la sua giovane età, è un ragazzo pronto all'azione, piuttosto risoluto, e che in più di un'occasione sbroglierà le vicende a favore del proprio gruppo. Nonostante ciò, nonostante Hawkins aiuti attivamente Trelawney, Livesey e il capitano Smollett, riuscirà comunque a legarsi con John Silver, l'uomo da una gamba sola, e con cui aveva un minimo stretto amicizia durante il viaggio prima di scoprire chi lui fosse. Jim Hawkins è talmente abile per la sua età e intraprendente, risoluto, da guadagnarsi la stima di un uomo come Silver. Se Billy Bones temeva tanto Silver, una ragione poi vediamo che c'è. Perché Silver, da una parte un abile manipolatore, dotato di ottima parlantina, capace di fare il doppio e il triplo gioco, di girarsi sempre la situazione a proprio vantaggio, ma è anche un combattente, all'occorrenza un uomo spietato che sa tenere testa a un branco di pirati scalmanati. Dopo Flint, in effetti Silver era l'uomo più temuto in tutta la Walrus, che era la nave del capitano Flint. Silver, a tutti gli effetti, è il coprotagonista, anzi nel progetto iniziale di Stevenson doveva essere il vero protagonista. Questo romanzo lo immortala un po' come il pirata immaginario, più famoso del mondo. Se non che probabilmente quando è arrivato Jack Sparrow, probabilmente Jack Sparrow è diventato lui il pirata immaginario più famoso della fiction. Stevenson ha descritto dei pirati forse poco realistici, ma che poi rimarranno come figure emblematiche nell'immaginario collettivo quando si parla di pirati. Quindi vediamo John Silver, che è pirata con una gamba sola, pappagallo sulla spalla, pappagallo si chiama Flint per la cronaca, il pirata cieco, quello orbo, quello duro, cattivo e spietato, che poi sarà Israel Hans, il pirata burbero e ubriacone, Billy Bones, figure archetipiche e magari si discostano un po' da quello che effettivamente erano i pirati. C'è da dire che alcuni pirati che vengono nominati nel romanzo sono effettivamente esistiti, ma sono pochi. E sono Teach, Barbanera, che è nominato una sola volta, Edward England, che è stato l'unico altro capitano di John Silver, e John Silver non ha mai voluto fare il capitano, ed è stato invece sempre al massimo quartiermastro, quindi prima di England e poi di Flint. L'altro pirata reale è Israel Hans, personaggio del romanzo, che nella realtà però fa tutt'altra fine, perché lui era membro della ciurma di Teach, viene ucciso dal suo stesso capitano per dare un esempio al resto degli uomini. Il romanzo ebbe un grande successo fin da subito per due motivi essenzialmente. Una è senz'altro la bravura di Stevenson, che quando iniziò a comporlo aveva non tanti anni, poco più di 30, ma era già uno scrittore navigato, in pieno possesso, padronanza di tecniche narrative, aveva già scritto libri di viaggio e questa sua maturità letteraria gli consentì
scrivere un'opera che in effetti è ancora oggi un classico. Non è solo un romanzo per ragazzi, sicuramente per i più giovani è molto avvincente, è forte l'immedesimazione con il personaggio principale, Jim Hawkins, rafforzata dal fatto che poi gli altri personaggi comprimari lo sostengono. È un romanzo godibile anche dai più grandi. Parliamo brevemente degli altri comprimari. Abbiamo nominato il dottor Livesey, è un gentiluomo, tendenzialmente analitico, razionale, sinceramente affezionato a Jim. Il capitano Smollett è invece un duro, un uomo d'azione, uno tosto che sa tenere testa ai pirati. Probabilmente è un po' il progenitore di alcuni detective hard-boiled, per farvi capire un po' lo stile. Trelawney invece è arrogante, superbo, ottuso, un tipico nobilotto di provincia. Il secondo motivo del successo dell'Isola del Tesoro è legato all'epoca in cui è stato pubblicato, perché nel 1870 il Forster Act renderà in Inghilterra obbligatorio almeno il saper leggere e scrivere. Quindi al mercato editoriale e al mondo dei libri si affaccia questa nuova generazione alfabetizzata che giustamente vuole leggere. Chiaramente non possiamo pensare a una generazione altamente alfabetizzata, in grado di magari leggere le opere più complesse della letteratura inglese. Chiedono letteratura più semplice, più abbordabile e anche di evasione. Ecco qui che quindi Stevenson si pone un po' come via di mezzo, in maniera molto felice, tra la literary fiction, cioè la letteratura quella alta, e la pura narrativa di evasione un tanto al chilo. Si mantiene con una scrittura impeccabile, molto matura, come dicevamo, e al contempo comprensibile anche ai ragazzi. Lo stile del romanzo è non solo maturo, è molto interessante, perché l'Isola del Tesoro è un susseguirsi di scene memorabili, scandite con un ritmo incalzante, in brevi capitoli che si chiudono inesorabilmente nel bel mezzo di un intreccio che avvince il lettore, costringendolo quindi a proseguire nella lettura. In questo Stevenson è molto moderno, usa tecniche narrative che magari un po' più spinte vediamo in contemporanei autori di avventura, ad esempio Clive Cussler oppure James Rollins. Molto moderna è anche l'impostazione e la scelta di togliere qualunque vena moraleggiante o pedantesca dal suo romanzo. I pirati in quest'opera non sono i cattivoni, piuttosto sono personaggi necessari alla identificazione del lettore con il protagonista, senza particolari, appunto, giudizi morali. Inizialmente il romanzo è pubblicato a puntate su Young Folks, proprio tra il 1 ottobre 1881 e il 28 gennaio 1882. Su rivista L'Isola del Tesoro non riscuote un grandissimo successo, molto molto lontano da quello che avrà una volta che sarà pubblicato per intero in volume, e lì letteralmente diventerà immediatamente un bestseller. La cosa interessante è che per rendere ancora più appetibile questo titolo, sulla rivista Stevenson non si firma con il suo nome, ma come Capitano George North, e ci mise un sottotitolo piuttosto sensazionalistico, L'Isola del Tesoro o L'ammutinamento della Hispaniola. È interessante anche la genesi del romanzo. In un saggio del 1894, My First Book, Treasure Island, Stevenson descrive come nacque l'idea del suo primo romanzo.
Era quindi una mattina di settembre 1881 quando lui, con gli acquerelli del figliastro dodicenne Lloyd, dipinse la mappa di un'isola. Da questa immagine trasse l'ispirazione per narrare una storia ambientata su quell'isola e cominciò a scrivere al ritmo piuttosto veloce di un capitolo al giorno, leggendola a Lloyd per avere una verifica diretta sulla presa che la storia poteva avere sul lettore, specialmente su un giovane lettore. La sera poi l'intera famiglia si riuniva attorno al caminetto a seguire lo sviluppo della storia stessa. In occasione di queste letture il padre di Stevenson si appassionò alla vicenda al punto da contribuire a diversi dettagli, tra cui la lista delle cianfrusaglie conservate nella cassa da marinaio del bucaniere Billy Bones, il nome della nave di Flint, Walrus, e l'abbigliamento di Ben Gunn, che sarà un personaggio che poi arriva dopo su Skeleton Island. E il romanzo quindi nacque dalla interessante collaborazione fra tre generazioni e il trentenne Stevenson, lavorando con il dodicenne Lloyd, riuscì a risvegliare per la prima volta in vita sua l'interesse del severo ingegner Thomas Stevenson, deliziando il suo spirito romantico. È anche interessante questa cosa che una storia per ragazzi invece poi interessa anche addirittura il padre di Stevenson. Diciamo qualcosa della vita di Stevenson. Nacque a Edimburgo il 13 novembre 1850. La sua esistenza fu segnata da una malattia polmonare, quindi fu un bambino piuttosto gracile, malaticcio, iperprotetto. Riuscì comunque a studiare, fu un vorace lettore e iniziò i suoi primi esperimenti di scrittura da giovanissimo, intorno ai 13 anni. Si iscrisse all'università, dapprima ingegneria perché il padre così voleva, poi passò a giurisprudenza, si diplomò, ma questo suo diploma non portò mai ad un seguito professionale perché lui voleva scrivere. Con la famiglia c'era attrito perché lui rifiutava un po' la borghesia e soprattutto l'atteggiamento ben pensante della suddetta. Andò via di casa, iniziò a vagabondare un po' per la Francia, anche per motivi di salute, andare in un posto in cui c'era un clima migliore. E qui conobbe un'americana, Fanny Osborne, che era in procinto di divorziare, e lei stava semplicemente facendo una gita in Europa con i propri figli Isabel e Lloyd, per l'appunto, che abbiamo nominato prima, e di lì a poco lei sarebbe diventata la signora Stevenson. Stevenson inizia a pubblicare varie opere, racconti, libri di viaggio, un romanzo a puntate che è The New Arabian Nights. Nonostante le sue precarie condizioni di salute, Stevenson continua a viaggiare e si imbarca poi per l'America nel giugno del 1879 per raggiungere Fanny, che sposerà l'anno successivo quando lei avrà ottenuto il divorzio. E da questo viaggio nasce uno dei libri di viaggi più interessanti e più importanti di Stevenson, dal titolo L'emigrante dilettante. Si tratta di impressioni, scene della traversata oceanica che sono però anche un esempio di impegno da parte di Stevenson come scrittore, del suo modo limpido e originale di raccontare anche i fatti del mondo in maniera piuttosto umile e priva di retorica. Il ritratto che fa di questa traversata è talmente concreto che quest'opera troverà ostilità da parte dei suoi compatrioti e soprattutto della sua famiglia, perché all'epoca c'era un po' questo mito delle emigrazioni, soprattutto ecco, diciamo dalla Scozia puritana, questi emigranti che partono per una terra promessa, una terra da sogno. E però quello che scrive Stevenson poi non è tanto un viaggio verso il paradiso, perché letteralmente lui dice che solo allora cominciai a capire quanto dura era stata la battaglia. Eravamo una compagnia di reietti, ubriaconi, incompetenti, deboli, prodighi,
tutti quelli che erano stati incapaci di avere la meglio sulle circostanze in un paese, ora fuggivano penosamente in un altro, e sebbene uno o due di loro potessero ancora aver successo, tutti erano già falliti. Eravamo un'imbarcata di fallimenti, i rovinati d'Inghilterra. Ma non si creda che ci si mostrasse depressi, al contrario, c'era molta allegria a bordo. La traversata, inutile dire, fu massacrante, soprattutto per Stevenson, che era malaticcio e anche piuttosto squattrinato, ancora non aveva cominciato a guadagnare seriamente dalle sue opere letterarie. E quindi il ritratto che ci consegna di questa traversata distruggeva essenzialmente il mito sociale dell'emigrazione e al contempo anche un po' quello letterario dell'avventura. Quindi è ovvio che poi i suoi amici ovviamente lo sconsigliarono dal pubblicarlo e suo padre addirittura pagò 100 sterline pur di entrare in possesso del manoscritto ed evitare che venisse pubblicato. Altra avventura incredibile di Stevenson, che magari vale la pena di raccontare, fu il suo viaggio di nozze insieme a Fanny, prima in un posto che nessuno di noi magari associerebbe a una località per una luna di miele, perché andarono in una montagna a 50 miglia a nord di San Francisco, dove presero possesso di un campo minerario abbandonato con le baracche di legno completamente aperte alle intemperie e vivissero essenzialmente in completo isolamento per circa 2 mesi. Stevenson tenne un diario che poi divenne un libro dal titolo The Silverado Squatters, e per l'appunto questa città fantasma di cui presero possesso è proprio Silverado. A questo punto, dopo, Stevenson tornò in Europa con tutta la famiglia e le cose iniziarono ad andare meglio, almeno dal punto di vista economico, perché riuscì a pubblicare le opere di maggiore successo. Quindi abbiamo L'Isola del Tesoro, Dr. Jekyll e Mr. Hyde, La Freccia Nera. Stevenson continuò a viaggiare per tutto il resto della sua vita e andò nei mari del sud, quindi isole Marquesas, Tahiti, Honolulu, isole Gilbert, Samoa, Sydney. Negli ultimi anni Stevenson si stabilì a Vailima, una località sull'isola di Samoa, dove sostanzialmente, grosso modo, divenne una sorta di capo onorario. Morì pochi anni dopo, nel 1894, quindi piuttosto giovane, a 44 anni circa, e quando morì, in effetti, lui stesso era diventato un personaggio con un'immagine pubblica talmente forte che quasi offuscava la sua produzione letteraria. Non ho nominato le fonti di Stevenson, che in effetti si inserisce in un filone piuttosto tipico, quindi il modello dell'isola deriva un po' dal Robinson Crusoe. Altri elementi sono tratti da Poe, da Irving. Un'altra fonte, quella storica, verosimilmente è la storia generale dei pirati del capitano Charles Johnson, pubblicata per la prima volta a Londra nel 1724, che ebbe un successo grandissimo e presenta le vite dei pirati più celebri del tempo, alternando un po' fatti storici e particolari invece di finzione. Spazia su varie epoche, quindi illustra anzitutto questo volume la differenza fra corsari, bucanieri, filibustieri, il significato del Jolly Roger, e in questo volume compaiono nomi celebri della pirateria, tra cui il capitano Avery, Teach and Bonny, il capitano England, i capitani Vane, Rackham, Davis, Law, che era un sanguinario terribile, Kidd, e l'altra donna pirata che è Mary Read. L'enorme successo dell'Isola del Tesoro fece sì che le rappresentazioni teatrali iniziassero subito e poi furono molto numerose anche quelle cinematografiche. Tuttavia nessuna di queste spicca per aver contribuito all'immaginario collettivo più di quanto non abbia fatto il romanzo.
nessun capolavoro è annoverato tra i film tratti dal romanzo, quindi non mi soffermo molto su questa parte. A titolo puramente ludico cito un film che è Pirates of the Treasure Island della Asylum, quindi già potete immaginare il tono e le scemenze che possono esserci su questo film. L'attore che interpreta Long John Silver è il povero Lance Erkinson, che evidentemente doveva pagare qualche bolletta. La trasposizione cinematografica più interessante collegata all'Isola del Tesoro in realtà è una serie TV, Black Sails, che costituisce un prequel del romanzo e di cui parlerò nella seconda parte dell'episodio, insieme ad un altro prequel del tutto indipendente, che invece è un romanzo che si chiama La vera storia del pirata Long John Silver. Qui si conclude quindi la prima parte di questo episodio dedicato al pirata Long John Silver, detto Barbecue. Perché ha questo soprannome lo scopriremo invece nella seconda parte. Vi auguro buone letture e a risentirci alla seconda parte di questo episodio, quindi tutta dedicata ai prequel dell'Isola del Tesoro. La seconda parte uscirà tra due domeniche.